del 25 aprile ho ricordi diversi. Non è il ricordo della liberazione, ovviamente, perché la liberazione, noi eravamo già liberati da molto tempo, il 25 aprile eravamo stati liberati a Roma dagli alleati nel giugno del 44. E io mi ricordo ancora quando nel giugno del 44 vedemmo arrivare dentro Roma le truppe alleate. Mi metteva meraviglia, poi c'erano soldati inglesi, americani, neozelandesi, con copricapi diversi, svariati e così via. E quindi io del 25 aprile del 45 ricordo certo la gioia di vedere che i nazisti che avevano occupato l'Italia se ne stavano fuggendo per le montagne che avevano disceso con tanta alterigia. E poi mi ricordo un fatto molto bello, l'insurrezione di Genova. Era un'armata che si arrendeva a una città, che era un fatto veramente straordinario. E noi abbiamo ricordato il 25 aprile tutti gli anni, noi parlo di noi a Roma, con cortei delle associazioni partigiane attraverso la città, portando delle corone di fiori nei luoghi più simbolici dove erano avvenuti o eccidi o scontri o cose importanti, eccetera. E poi, certo, un aspetto importante è il fatto che le donne dal 25 aprile hanno avuto praticamente il diritto di essere partecipi pienamente della vita sociale e civile. Eppure bisogna dire che le donne avevano contato anche prima nella storia d'Italia, perché basta pensare a personaggi come Anna Kuliscioff, Maria Montessori, che sicuramente già molti, molti anni fa avevano impresso un segno alla vita del paese. Ma comunque il contributo delle donne alla lotta di liberazione è stato poco riconosciuto, devo dire, ma veramente straordinario, perché hanno fatto le staffette, hanno nascosto, aiutato e nascosto i prigionieri alleati, i nostri soldati che erano stati abbandonati dai comandi e si trovavano così senza né arte né parte né soldi né viveri e così via. E poi le donne hanno condotto anche delle altre lotte. Io mi ricordo per esempio le lotte per il pane, quelle per impedire la deportazione degli uomini che i tedeschi cercavano di prendere per portarli a scavare trincee e così via. Per difendere le popolazioni civili. E credo che, e grazie anche a questa presenza forte delle donne durante la lotta partigiana, che insomma l'Italia oggi, nel bene e nel male, è quello che è, anche perché ci sono state queste donne.
si chiede se vale la pena di ricordare queste cose. Io penso che ne valga la pena, perché i giovani d'oggi non sanno niente, non gli è stata trasmessa memoria storica. E se uno non sa da dove viene, qual è il suo passato, quali sono le sue radici, difficilmente può capire dove può andare. Quindi penso che è giusto celebrarlo il 25 aprile, ricordarlo. Farne capire il significato. Io ricordo un piccolo episodio. Quando mia figlia andava a scuola, andava al Visconti, e c'era un preside che era molto di destra, e i ragazzi, già allora c'erano costituite associazioni di giovani dentro le scuole, volevano invitare Sandro Pertini e il preside non voleva perché diceva che questo avrebbe diviso, che la scuola sarebbe entrata la propaganda politica dentro la scuola. Invece io penso che sia importante. Non dico che la politica entri a scuola, sia importante che la politica sia parte integrante degli interessi della popolazione. Dobbiamo sapere da dove veniamo per sapere dove vogliamo andare. E quindi per questo penso che sia molto importante fare ogni anno una celebrazione adeguata del 25 aprile.